Pepi, vieni! Mari, adesso te la do la pappa, eh? Volevo farvi vedere l'inizio della mia opera. Vieni Pepi, che facciamo vedere agli zii quello che ho fatto. Cioè, praticamente niente. Isottini, vieni a fare la pappa, dai! Scusate un attimo che devo mettere un piattino a Isotta. Anche questa sarà strana. Vieni Noel, vieni che andiamo a far vedere, vieni. Ecco. Allora, spero che ricordiate com'era la situazione prima di togliere i tronchi per l'orto che dovrò creare. Ecco adesso com'è. E tutti i tronchi li ho buttati lì. Poi provvederò a tagliarli, a bruciarli. Per ora questo è il primo appezzamento di terreno. Domani dovrò portare rastrello, pala e zappa per ridurre tutto a terra. E poi ci sarà tutta questa parte della collinetta, anche questa da bonificare. Ora io non so cosa siano queste piantine, forse l'aglio selvatico, perché tutti gli zii che vengono qui si meravigliano sempre dell'odore di aglio che c'è nell'oasi, si vede che io sono assuefatta. Comunque credetemi che anche se non si vede, ne ho tolti parecchi di tronchi e ho rastrellato parecchia terra. È che bisogna zapparla e estirpare tutte le piantine. E vabbè, domani un altro giorno e si vedrà. Il problema è che stamattina era bruttissimo il tempo. Pioviginava, sprineggiava, c'era un po' di sole sotto le nuvole, però era tutto bagnato. Quindi non ho potuto iniziare quando avrei voluto. Qua c'è la Neni. Ciao Neni. Ciao. Mamma mia che bel nasino a macchiette. E qua c'è Fiocco. Ciao. Ciao. E dove vuoi andare? Ciao Neni. Ciao bella. Sì sì sì, con la zampina, con la zampina. Andiamo, andiamo, ritorniamo dei fratellini. Scusate il tremolio. Altro che Parkinson. Qua c'è Rajas. Ciao amore. Ciao. E Ruben. Guardate il colore degli occhi di Ruben. Noel. Eccoli. Ciao. Perché lei vuole tutte le attenzioni. È vero? È vero Rajas? E qua c'è Pepi. Che mi ha fatto prendere uno spavento oggi, però poi ha fatto tanta cacca e tanta pipì nel fiume, si vede che lei non voleva farla nella sabbietta nella gabbietta. Adesso prima che la mamma vada via però ti rimetto nella gabbiettina amore, perché stasera e stanotte farà freddo e domani col sole ti rilascio, vero Garsi? Ho iniziato a dare un po' di antiparassitario oggi, solo che i cari minini che mi concedono questa opportunità sono veramente pochi. Gregorio. Ciao Magda. Bella. Chi c'è qua? Chi è che si picchia?
Chi si sta picchiando lassù? Che vedo i cespugli che si muovono. Tutti allerta, guardate. Mamma mia, oggi che video lungo, lungo, lungo. Un video lunghissimo. Beh, d'altra parte è Pasqua. E quindi, come tutti i giorni di festa, è giusto fare qualcosa di eccezionale. Gregorio? E Romy? Ciao Romy, tu da dove sbuchi? Lili? Loli? Adesso devo dare assolutamente da mangiare alla Mari, altrimenti si offende. Questi sono tutti tappeti bagnati che devo portare a casa, lavare e disinfettare. Saluta gli zii, amore. Mari, Mari, di ciao! Buona fine Pasqua! Speriamo che da oggi tutti quanti noi siamo più sereni. È vero, Mari? Ecco, se ne va offesa. Le do da mangiare. Ciao ragazzi, un bacione.